sanno ormai che con il XXI secolo siamo entrati in quello che alcuni chiamano il millennio delle città. Questo significa che le città, che sono ormai il luogo di abitazione, di residenza, di lavoro, di formazione della maggioranza dell'umanità, e lo saranno sempre di più, queste città saranno il centro del futuro dei nostri territori, e quindi alle diverse scale ogni città diventa capofila, non capoluogo nel senso amministrativo di vecchio tipo, ma capofila di un'alleanza del suo territorio con il compito di proiettare questo territorio all'interno della globalizzazione. La globalizzazione ha delle occasioni straordinarie per i territori che hanno vocazioni, identità e caratteristiche specifiche da portare su un teatro più vasto che è quello del mondo. Come si fa? Ecco, ho detto prima, non amministrativo, nel senso che non si ottiene alcun risultato attraverso un processo pianificatorio né di tipo normativo, né di tipo regolativo, né di tipo autoritativo. Bisogna federare il territorio in una visione comune attraverso il consenso, la condivisione, la partecipazione, i tavoli, come state facendo a Udine, attraverso l'ascolto, perché questa sfida non riguarda soltanto le autorità o i poteri costituiti o le élite di una città, ma riguarda l'intero corpo sociale della città e del territorio, insisto, che intorno a questa città e in rete con questa città può costruire una visione di futuro.